nuova edizione di Buongiorno Ceramica, Castellamonte viva tra argilla, artigianato, arte, ceramica. Castellamonte, ma è viva la ceramica in tutta Italia. Infatti Buongiorno Ceramica, che arriva quest'anno alla quinta edizione, è un evento promosso dall'AICC, l'Associazione Italiana delle Città della Ceramica, di cui Castellamonte fa parte fin dalla sua fondazione. Ad oggi sono 46 le città di antica tradizione ceramica riconosciute in tutta Italia. È affascinante pensare che in questo momento in tutta Italia, in tutti questi 46 comuni, vengono organizzati mostre, convegni, eventi, laboratori, dimostrazioni per valorizzare questo materiale che credo possa prendere sempre più piede nel futuro, vista anche la necessaria riduzione dell'utilizzo della plastica per il bene dell'ambiente. Quest'anno Buongiorno Ceramica, ahimè, anche visto il tempo inclemente, si articola su più mostre. Abbiamo una mostra tradizionale di personaggi in terra rossa che va dai Pitociu alle caricature di Angelo Pusterla e di Vito Capocefalo al Centro Congressi Martinetti, mentre al secondo piano c'è una mostra dell'Associazione Artisti della Ceramica in Castellamonte, associazione che raccoglie diversi ceramisti e che da più di 20 anni valorizza l'opera dei ceramisti castellamontesi. A Palazzo Botton, dove ci troviamo, invece abbiamo ospitato, proprio nell'ottica di collaborazione tra tutte le città della ceramica, due ceramisti di Albissola Marina, Giacomo Lusso e Carlo Sips, che avevano già partecipato al concorso Ceramics in Love della Mostra della Ceramica del 2018, vincendo il secondo premio. E quest'oggi ci presentano le loro alchemiche iperpiramidi e quindi un utilizzo della ceramica per l'arte moderna. Non soltanto questi due punti, ma anche altre esposizioni. Sì, chiaramente tutta la città di Castellamonte è coinvolta. Al Cantiere delle Arti Sandra Baruzzi e Guglielmo Martin ospitano un importante professore artista di Faenza, Mirko De Nicolò, che ha parlato con i ragazzi del liceo ieri mattina illustrando il futuro della ceramica ed espone i suoi pezzi fino all'8 giugno in via Educa al Cantiere delle Arti. Saranno visitabili inoltre la casa museo della famiglia Allaira, la Fornace Pagliero di Daniele Checchi, che è luogo sia produttivo che museale. I laboratori, i negozi sono aperti e quindi qualsiasi oggetto in ceramica può essere acquistato a Castellamonte in questi giorni. Abbiamo purtroppo per il maltempo dovuto rinviare il pranzo della ceramica organizzato dall'amministrazione comunale e dalla Proloco a sabato 25, quindi vi aspetto tutti il 25 maggio al caricatore davanti all'ex stazione ferroviaria di Castellamonte per mangiare assieme. Ogni partecipante si potrà portare a casa un souvenir di ceramica e nel pomeriggio saranno eseguite dimostrazioni al tornio e lavorazioni per i bambini o per gli adulti e per chiunque voglia provare a sporcarsi le mani.